Silvia Costanza Romano, una volontaria italiana di 23 anni, è stata rapita da uomini armati sulla costa del Kenya. Lo ha riferito il capo della polizia keniota Joseph Bonnet. Il rapimento è avvenuto durante un attacco nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2018 alle ore 20, nel centro commerciale di Chakama, a 70 km ovest da Malindi, nella contea di Kilifi. La banda era composta da uomini armati di fucili AK-47. Hanno ferito 5 persone, tra cui gravemente un bambino. Nella stessa zona, precedentemente, erano avvenuti altri rapimenti da parte di fondamentalisti islamici con base in Somalia. La polizia di Malindi ha inoltre annunciato che la stessa notte erano state arrestate 14 persone in Kenya, nella zona di Chakama e Galana Kwalu. Lilian Sora, presidente della Onlus Marchigiana Africa Milele, che opera su progetti di sostegno all'infanzia, ha riferito che gli abitanti del villaggio hanno avvistato quella notte 4-5 individui armati che hanno lanciato un petardo, facendo sollevare la sabbia e hanno sparato più volte. Poi sono andati a colpo sicuro nella casa dove era la volontaria. Il testimone oculare del rapimento, Ronald Kazungu Ngala, 19 anni, ha affermato che i rapitori cercavano proprio Silvia e l'hanno schiaffeggiata e legata. Hanno chiesto un riscatto lampo, ma Silvia non aveva con sé né soldi né telefono, così come le altre persone presenti, che però hanno cercato in tutti i modi di aiutarla invano. Secondo Ngala, i rapitori hanno portato via la ragazza attraverso il fiume Galana. Due giorni dopo, Silvia è stata avvistata con uno dei rapitori nel villaggio di Bombi, nell'est del Kenya. Alcune fonti hanno inoltre riferito che i rapitori hanno costretto Silvia ad indossare il niqab e le coprono le mani di fango in modo da non farla riconoscere. Dopo che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al rapimento, l'unità di crisi della Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Nairobi hanno cominciato a lavorare a stretto contatto per ritrovare la ragazza, ma come per tutti gli altri casi di rapimento all'estero, hanno intenzione di mantenere il più stretto riservo sulla vicenda.